Ehi là ciao, ormai sono Mazza Testa e ben ritrovati su Expeditions Viking. Mi sono in parte spoilerato che cosa succede in quella missione e ho scoperto comunque che quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e non c'è da preoccuparsi, non stiamo lasciando nulla indietro in questo momento. Per cui, meglio così. Direi che parliamo con Thorfinn per decidere l'albero. Vabbè, tu dovrebbe visti tutti e sei. Allora, abbiamo alto, cioè molto intimidatorio, poco cargo, poca velocità. Mediamente intimidatorio. Scusatemi. Non so perché mi telefona qualcuno in questo momento della giornata. Mediamente intimidatoria, un cargo medio e una velocità bassa. Mentre invece lo Spruce ha una molto, molto veloce, ma ha poco cargo e poco spavento, forse. Intimidatore. Non, ma intimidatore non mi piace per una nave, ma non so come dirlo. Larice, velocità media, media, basso. Molto cargo, ma poco intimidatorio e poco veloce. Cargo medio, vedi, velocità e basso intimidazione. A me non dispiacerebbe, vedi, intimidazione, medio cargo, a bassa velocità. Ash, Ketchum. Vorrei un po' di spazio, però vorrei anche che fosse un po' da guerra, no? Da guerra. Penserò. La velocità cosa mi serve poi, tra l'altro? Non ho idea. Cioè, se ho uno alto, ne ho due bassi. Se ho due medi, ho uno basso. Rayash, lenta ma che incute timore e che abbia un po' di spazio. Va bene. Taglieremo l'albero, sei certo? Sì. Va bene, torno a Skjern e inizierò immediatamente. Fammi visita se ti serve qualcos'altro. Va bene. Grazie, Thorfinn non è più con me. Grazie che mi hai aiutato combattendo per me a caso. Dove? Qua? Anche qua. Però la prossima quest che vogliamo fare qual è? Longship è a posto. Dobbiamo solo scegliere il nome per la nave. Questo dobbiamo andare fino a Ribe. Qua dobbiamo andare. Allora io andrei prima a Ribe rispetto al tesoro. E del tesoro non sono sicuro in realtà se voglio saccheggiare affari a caso. Allora, torniamo, riportiamogli il coso al tizio, visto che abbiamo massacrato la gente a caso per colpa sua. Beh, a caso no, in realtà erano dei cavolo di fuorilegge. Andiamo là. Lasciamo arrivarci prima di dormire, no? Sì. Allora, pa pa pa, vai. Quindi comunque come nell'altro possiamo scegliere un tot di persone quando andiamo in combattimento, però possiamo avercene di più con noi. Era qua sotto, no? Il tipello, se non ricordo male. Eh sì, no, infatti il puntino ci indica qua. Allora, lo schiavo qua dove l'hai lasciato. È stato qua per gli ultimi giorni a tagliare legna. Sembra sorpreso di vederti ancora. Oh, buongiorno, Thegn. Ti ho portato la tua stampa, come avevi promesso. Come avevo promesso. La prendi a te delicatamente, la ispeziona se c'è del danno. Poi se la mette con cura in una tasca. Grazie, veramente. Spero che il resto fosse un
tesoro sufficiente, perché non ho nient'altro da poterti offrire. Dopo averti scosso più volte la mano, torno a lavorare con più rigore di prima. Ok, ho ricevuto 3 skill points. Quanti ne abbiamo, tra l'altro? Secondo me abbiamo... Ah. No, scusa. 22, 18. No, comunque un po' che tiro da spendere in caso. In caso di casa. Qua possiamo fare delle upgrade. Non tanto. Abbiamo parecchi tesori, ma non abbiamo legno. Ci possiamo migliorare le fattorie. Alle fattorie. Niente. Ho altre 2 robe che ci interessano fino a un certo punto. Noi vogliamo delle robe che interessano un gran bel punto. Detto questo, allora mi sa che dobbiamo andare a Ribe, nulla di più. Ma da che parte è Ribe in tutto ciò? È questo Ribe? Ah, sì. Ci arriviamo, mi sa di... No, c'è una notte in mezzo. Medium food, bed shelter, high security. Low food, normal shelter, very high security. Ma dobbiamo riposarci, non lo so se dobbiamo riposarci, ce lo dice lui. Ma sei già qua? È già quasi finito tutto il tempo? Ah, qua Slave sarà assonnato perché c'è un giorno in mezzo, quindi forse ci conviene accampare finalmente. Cosa vuol dire che ho occupato? C'è della gente? Ma che gente c'è? Scusatemi. Cibo medio, si riposa male, ma c'è una grande sicurezza. Poco cibo, si dorme bene, alta sicurezza. Poco cibo, si dorme bene, alta sicurezza. Oh, bel cibo. 16 di meat. Possiamo convertire in razioni, ma... che sono qua? Ok, abbiamo un po' di cibo, un po' di razioni. Proviamo a dare qua, ma non so cosa voglia dire che ho occupato. Perché qua, giorno, giorno e notte, giorno e notte. Non possiamo dormire qua, no? 4 ore, il buzio, ore. Proviamo ad andare là e vediamo un po' cosa succede. Senti, uno scricchiolio forte che ti fa saltare. Oh, c'è un buco nel ghiaccio dove stavo attraversando. Scappano tutti in salvo sulla riva. E ci provo ad aiutare Gunnar. Ok, ce l'ho fatta. Riesci a lanciare il tuo equipaggiamento sulla riva e torni al ghiaccio e ti lanci attraverso il buco. L'acqua è chiara, ma... cioè limpida, ma scura. E ci vuole un po' per trovare il berserker. Lo prendi con forza con entrambi le tue braccia e lo porti su attraverso verso la superficie del lago. Riemergi, grazie alla veloce risposta. Gunnar non è rimasto troppo lungo nel freddo. Lo fai asciugare e lo lasci un attimo nelle coperte, fidato che non sono tutti pronti di nuovo per ripartire. Ok, allora andiamo con i soliti. Vediamo un pochicino. Ma nei caricamenti dice sempre che la codifica è in sovraccarico. Non mi piace sta cosa OBS. Presenza di codifica più veloce. Ma l'ho già fatto. Che? What? Chi che dobbiamo combattere? Ah, ci sono dei tizi qua. Scusatelo, possiamo dormire tutti allo stesso posto? Dobbiamo ammazzare quelli che c'erano? Ma che storia è mai questa? Vabbè, oh...
Andiamo qua. Tu resta qua in cover. Tu vai qua. E gli altri passate dall'altro lato. No, però manderei prima a Slave. Poi Nefi dietro a Slave. E Olga, come si chiama? Roskva, ecco Roskva. Perché mi dimentico sempre il nome di Roskva? Ah, quella fugge. Quella Olga fugge. Cosa cerca di andare qua? Quella fugge. Ci demoralizza un po'. Cosa va? Cerca di accerchiarci o cosa? O sta semplicemente fuggendo? Allora noi andiamo. Allora vai qua tu, vero che feci tutti i tuoi movimenti, ma meglio tenerti al sicuro. Anche tu, Oroskva. E come fosse rossa, ma in realtà è Roskva, quindi insomma. Sì, no? Allora facciamo che andare di qua allora con Slayfre e Nefia. Visto che si stanno in parte dividendo. O stanno scappando? Non capisco. Ma vai qua. Vai qua. Voi fate il giro. A pigliare quelli là dietro. Tu direi vieni qua e prova a tirargli la frecciumba. Ok, buono. Poi mettiti in cover, però si sa mai. Non è in cover, vabbè. Tu Roskva, tiriti qua. Sperando che loro non ci prendano tutti quegli altri due. Ancora questo demoralizzo, basta. Non so parare, poi mi immagino quando fa il demoralizzo fa tipo gli insulti, che ne so io. Tua mamma puzza, e gli altri, oh no, cosa? E si mettono a piangere, fortissimo. Non è vero. No, vai qua tu, tutto attaccare e attaccato. Tu, da qua, hai visione, visuale, visionale, visionale. Sì. Vai. Puffete! Era solo all'inizio che gli arcieri facevano schifo, adesso anche se è notte. Allora, restatele qua, Roskva. Siete invece voi due. Tu vai qua. Aslaif. Così loro non hanno neanche più cover. E tu, Nefia, dovresti riuscire, yeah, a tirarlo giù. Ma poi non capisco perché stia picchiando sti tizi, sono dei banditi, non lo so io. Boh. Ho detto, ragazzi, noi vogliamo dormire qua, ci vado un po' di spazio. Oh, dagli, picchiamoli, tua mamma puzza, e tutte queste cose qua. Boh. Aia, il coltellino nelle costole. E ancora continua a sparlare di nostra madre, qua. Oh, che cazzo tutta in faccia, proprio. Poi finisce a pizza in faccia. Allora.
colpettino in pancia. Direi vai qua, poi direi tu. Vieni qua che dovresti avere abbastanza visuale. Solo con la testa, beh, ci proviamo. Yes! Così che magari con questo. Saone! Flanked, quindi proprio. Due remaining. No, uno remaining che è solo questo ragazzetto qua. Che nulla. Si aspetta. Andiamo qua così almeno in piedi. Muoviamoci di là. Tu hai già corso abbastanza. Tu vai qua. E tu, boh, avvicinati qua un po'. Tu mettiti qua. Così era che tanti posti devo andare. Adesso cos'è che dicevi, di Rostravania? Cos'è che dicevi? Eh? Te lo do io cosa dicevi, guarda. Vieni, hai slave, frano e nefie. Fic. Ciaone. Ci stavano? Cioè, la te ci stava, ce l'ho attaccato a caso. Ok, adesso possiamo accampare. Ci dice, sei l'accampamento, puoi curarti e fare degli equipaggiamenti e oggetti. Quelli che voglio parlarti si presenteranno durante la notte. Questo è quello, la tua to-do list. Ogni volta che fai l'accampamento hai bisogno di essere sicuro che ognuno si riposi, che tutti mangino, che gli oggetti rotti vengano riparati e che ogni ferito venga curato. Devi anche assicurarti che il campo sia ben protetto. Intanto dai del cibo a tutti, sono contenti se mangiano razioni o carne, ma ricorda che la carne va male se non è mangiata o presa rovata, come in Expedition Conquistador alla fine. Perdono morale se non mangiano, mi sembra anche giusto. Ogni notte è divisa in 4 shift e puoi dare un incarico a ognuno per ogni turno. Dai vari. Provo a dare vari incarichi e appariranno delle finestrelle di tutorial che ti spiegherò ognuno. Alcune cose sono disponibili solo in alcuni turni. Sarai contento con il tuo setup, fai accampati e fai fare tutti i propri lavori. Se hai cambiato idea, fai leave camp e tornerai nella campagna, nella mappa della campagna. Ok. Quindi. Pa, 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 pa. 90% meno 18%. Prego. Will decrease. Allora, facciamo assegna a tutti della carne. Va bene. Come facciamo a sapere quanta carne ci resterà? Se io cambio qua mi cambierà sotto, sì, 9. Ok, quindi abbiamo abbastanza. Allora, no, ok, 9 di carne andrà male. Nessuno è assegnato a pulire. Io non so come sono messe queste persone. Lui non è bravo a cucinare. Posso. Allora, rest dorme, ok. Guardia sta di guardia. Caccia prende del cibo. Scout potrebbe trovare delle risorse sugli esploratori. Dà un bonus. Preserve, ok, converte in razioni. Crafta delle armi, ripara le armi. Crea degli oggetti, cura oppure crea delle cose erbose. Allora, lui è bravo a guardia o a ripara? Ma ripara, abbiamo qualcosa di danneggiato? Sì. Però sono delle cose che non sono equipaggiate, no? Penso. Questo ripara. Questo probabilmente è l'unico menu semplice del gioco. Assaporalo. Puoi riparare oggetti solo in base alle risorse che hai. Mi sembra anche sensato. Non facciamogli riparare niente, però.
Ok, ma non gli ho studiato niente, cosa mi stai dicendo? Allora, vediamo. Hades cosa è brava a fare? Brava a cucinare e preservare rank 2. Qua non abbiamo nulla. Qua. Cioè, Katie è scarso tu. No, è bravino a cacciare, ma ci... non è neanche del top. Io non sono bravo. Nulla. Vabbè, che ho ancora un sacco di punti non spesi. Anche Nefia non sa fare granché, sa fare scout, ma lo scoutismo è un po' scoutismo. Allora sa fare witchcraft, ma non sa curare. Ah no, ok, non c'è nessuno ferito, quindi non ha nessuno da curare. Allora io direi che tu preserva. Ok, ah, ok, preserva 2. Ogni shift coverte uno di carne in razione moltiplicato per il rank di preserving. Ok, quindi lei ha preserving 2. Fa per un turno solo, quindi. Ok, chi è che era l'altra brava? Preserva 2. Però aspetta, quanti cose gli posso fare di preserva? Deve dormire solo un turno, vero? Se la faccio lavorare tutti i turni. Ok, Roskva non si riposerà. Invece così si riposa tutto. Ok, ah, lo fa vedere sul ritratto se non si riposa. No, ok, se no, cioè, se poi in seguito non sarà riposato. Ci mancano 3 di carne che vanno male, quindi Hades preserva. Dio ti preservare, ok, una di carne, preserva ancora così siamo tranquilli. Tanto su tutti che dormono. Nessuno pulisce. Ma all'ultimo si pulisce. Ah, ok, all'ultimo si pulisce. Lo facciamo a dormire. Ah, ok, diminuisce la sicurezza se non pulisci. Ok, puoi pu far pulire solo l'ultimo turno. Hai bisogno solo di uno per pulire. Se uno pulisce di... No. No, solo uno si può fare. Quindi lei cucina, cioè, conserva un po' di cibo, dorme un attimino e poi pulisce. A Slay, però ti metterei di guardia, allora. La sicurezza è qua. Più è alta, più rischi di essere attaccato. La guarding score è là sotto. Devi segnare almeno 5 rank di guardia per ogni turno. Ok. Qui qua 44%. Allora, mettiamo guard e poi mettiamo una... No, non ha rank di guard. Neanche io ho rank di guard. E lei ha rank 1. Qui siamo 95. Brutta storia. Guard. 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 Unguard. Però qua devo farli dormire. Cosa... Non posso mica... Allora, facciamo che assegniamo delle skill di guard, no? Allora, utility, cooking, crafting, diplomacy, guarding, ok. Costa solo... Costa pochissimo, ammettiamocelo noi a due, ok. Ah, me ne serve tantissimo per aumentarlo oltre due. Mettiamo Nefia, un altro, ok, che non costa una cifra. E anche a Katie gliela mettiamo 2, please, perché mi sembra anche onesto. Gli altri magari no, per ora. Così almeno, allora, lui facciamolo dormire qua e facciamolo guardare qua. Io guardo qua e... Allora, no, tu dormi e guarda qua. Allora, io posso guardare qua.
Guarda qua, no, ma era già a posto, mi sa. No. Ok. E dovremmo essere coperti su tutti i turni. Ma posso anche. Allora, lui ha caccia, per cui manda a cacciare qua e manda a cacciare qua. Ok, questo è quanto c'è possibilità di avere cibo. 2 meat per ogni rank di hunting. Per turno. Ho capito, però chi spediamo di altro? Scusatevi a cacciare. Posso andare io? Ma io non so niente di caccia. Ho dei punti però io. Posso cacciare qualcosina? Dai. Mettiamo un po' di punti a caccia e facciamo un po' di caccia anche noi qua. Che si può. Poi non si può. Perché lui dorme qua. Lui dorme, lui dorme. Per fortuna possiamo fargli dormire solo un turno. Perché se no lo preservano tutto. Caccia 95. Noi ne abbiamo due qua e due qua. Non so quante carne troveremo. E questo turno qua c'è solo lui che va a caccia. Oh. Vedremo un poco. Non dovremmo avere altre necessità. HPO, cioè poi chiuderemo il video. C'è uno che viene. Allora, turno 1. Allora, ha trovato 3 carne. Abbiamo fatto 4 razioni. E io ho anche trovato 3 carne. Ottimo. Turno 2. Asleifra viene a mangiare un po' di stufato. Sì, da Kantoroskva. Sembra abbastanza di buon umore. Roskva, è vero che il tuo insegnante era un Valraven? No, no, non so, potrebbe essere. Ma hai vissuto con lei, no? Annoisce continuando a guardare la sua ciotola. Non l'hai mai vista trasformarsi in un corvo e volare via la notte? C'è stata una volta che mi sono svegliato per un solo di ali. Pensavo che venisse da dentro casa, ma non c'era nessun uccello quando ho acceso la candela. E Hulda però non era nel suo letto. Poi mi sono svegliato la mattina e lei c'era di nuovo, dormendo normalmente. Quindi è vero, lei è realmente un Varraven. Perché dovrebbe essere confermato? Potrebbe essere stato un incubo, da quello che sappiamo, potrebbe aver spaventato l'uccello e se n'è andato via quando lei si è alzata. Pensa a quello che credi. Ho sempre supposto che fosse che lei lo fosse, e la storia di Roscoe mi dà abbastanza confidenza nel crederci. E tu cosa ne pensi, Mazzatess? Pensi che Hulda può mutare forma? Non so abbastanza per poter dire una cosa o l'altra. Non puoi essere coinvolto? Forse la decisione più giusta. Ma. I superstiziosi, gli scettici hanno perso morale, ma i furbi hanno guadagnato morale. Dovremmo dare un occhio però alla vecchia donna la prossima volta che siamo a casa. Chissà che cosa ha fatto per guadagnarsi quella maledizione. Roscova sorride osservando il suo stupore. Va bene. Al terzo turno, si fa già giorno, si fa di nuovo sera. Va bene, più 10 razioni, meno 8 di carne. E scusatevi, è il cibo che abbiamo preso? No? Ah, perché è marcito quello che abbiamo preso nel mentre. Tre carne. Poi tre carne. Poi tre carne. Però il resto è marcito. Ma anche quella presa la notte? Penso che quella presa la notte marcisse l'indomani. Se no, scusami, che.
Ah no, ok, ce n'è di cibo che l'abbiamo guadagnato, ok. Ottimo, vabbè, dai, possiamo chiudere qua, diciamo, perché è passato già parecchio tempo. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, vi auguro una buona giornata.